Siamo su un prototipo di un bus ibrido che è oggi qui nel deposito di Prenestina e che serve ad ATAC per iniziare a testare se va bene. Perché? Perché ATAC e Mercedes hanno sottoscritto un accordo per il quale a partire dalla prossima estate arriveranno in città ben 100 bus ibridi. È una prima fornitura, è importante perché sono acquistati da ATAC e soprattutto vengono con 10 anni di manutenzione. Questo è molto importante perché andiamo verso una progressiva sostituzione della flotta con mezzi sempre più verdi. In questi anni avete visto che abbiamo portato in strada i primi autobus, ne abbiamo forniti 328 lo scorso anno, 227 arrivano quest'anno, la fornitura è in corso, stiamo sostituendo i mezzi più vecchi e nel frattempo abbiamo già un obiettivo ben chiaro: sostituire progressivamente tutti gli autobus e arrivare a una flotta possibilmente verde. Quindi questo è un primo passo davvero importante. L'allestimento che vedete qui chiaramente non è quello definitivo, ma serve ovviamente per fare i test.